Dunque, abbiamo scelto il Ponte Santa Trinita perché era storicamente il ponte su cui si è mobilitato chi si opponeva alla guerra nei Balcani. E riteniamo che il TTIP, il Trattato Transatlantico di Libero Commercio e Investimenti, sia una sorta di dichiarazione di guerra alle condizioni di vita e di salute dell'intera cittadinanza. Ecco, vogliamo magari dire qualcosa un po' più di specifico? Allora, il Trattato Transatlantic Trade and Investment Partnership è un tassello di un complesso meccanismo di accordi di libero commercio bilaterali, ma bilaterali nel senso tra Unione Europea e Stati Uniti, questo. Poi abbiamo anche un quadro che è il trattato col Canada, CETA, il trattato dall'altro lato dell'oceano, il Pacifico, Stati Uniti e altri 12 paesi investitori, e sotto il cui i tre, questi che vi ho nominato, cioè il TISA, l'accordo sul libero commercio dei servizi, che riguarda 54 paesi. Sono tutti trattati che liberalizzano i rapporti commerciali tra gli stati e sono all'impronta degli interessi delle multinazionali che sorpassano, surclassano la concezione di Stato, di diritto di Stato come attualmente l'abbiamo in Europa. In particolare è quello che è l'arbitrato sovranazionale che risolve le dispute tra investitori e Stati, ISDS, Investor State Dispute Settlement, e è un arbitrato composto da soggetti di diritto economico privato, non è un vero e proprio tribunale, ma sono istituti di tre tecnici internazionali di diritto aziendale privato che a secondo delle condizioni si arrogano il diritto di essere difensore, accusatore o arbitro di una controversia tra una multinazionale e uno Stato ospite su qualsiasi cosa che riguardi la modifica del trattato iniziale. Le più eclatanti sono quella della multinazionale francese Veolia, che ha l'appalto dei rifiuti del Cairo, che ha chiamato in arbitrato il governo egiziano per l'elevazione del salario minimo. Ma c'è una casistica in tutti gli accordi di libero commercio e è stata coinvolta la Germania e si è ritirata dall'energia nucleare, sono stati coinvolti stati perché si oppongono a, diciamo, hanno leggi restrittive rispetto alla libertà di fumo, e la Philip Morris ha citato in giudizio, in arbitrato, sia l'Australia che l'Uruguay. È quello che è, secondo noi, l'aspetto più pericoloso all'interno di questi trattati.